Giovanna sta arrivando, adesso è al casello di Canicattì, arriva. Allora, Chicco, scusa, dobbiamo cambiare un attimo una delle sigle che ci ha tenuto compagnia per tanti anni, vai Luca. Dobbiamo correggere il famoso Trevigiano con il Senese. Finalmente. Ma no, no, tu sei più professionale. Cari ragazzi, siamo amici lei. Sembra di essere il Cocorico. Però voglio sentire. Sì. Mi sono... Ci siete? Camminiamo. Quanto fumo, Chicco! Voti la pallacanestro da tu, una grande vittoria quella che si è festeggiata ieri sera. Immagino che voi eravate giù a Rimini per poter vedere dal vivo questa storica vittoria della pallacanestro Cantù. Sì, eravamo giù a Rimini con gli altri 3.000 canturini, abbiamo festeggiato. Serata storica, speriamo che sia l'inizio di un grande ciclo e avanti così. Vi aspettavate questa vittoria oppure ci speravate? Beh, sperarci ci si spera sempre. Dopo tante sconfitte prima o poi la vittoria doveva arrivare. Sulla partita secca statisticamente più probabile, e allora ci credevamo. E per quanto riguarda il campionato adesso, siete fiduciosi? Pensate che questo sia l'inizio di una svolta? Siamo fiduciosi, noi ci abbiamo sempre creduto. Comunque la squadra ci sembra buona, anche se l'abbiamo vista poco, hanno giocato poco insieme, però ieri è andata una dimostrazione di un grande attaccamento e impegno che si merita questa città. Oh,
Ciao Manu. Tutto bene? Montepaschi Siena, che se non vado errato non perdeva un torneo tra virgolette italiano da 13 tornei, quindi Cantù ha distrutto, ha rotto un'egemonia importantissima con il suo marito assistente Oscar Fredetti, i fisioterapisti Andrea Lanzi e Cristian Bianchi, i medici Enzo Gianni, Marco Gamagni e Federico Casamassima, il driver Amerigo Olivieri, la responsabile eventi Cinzia Lauro, la responsabile biglietteria Alessia Giacintano, l'addetto marketing Matteo Allevi, l'addetto stampa Luca Rossini. Signori, di nuovo applausissimo a tutti loro. Invito sul palco con lui che sovrintende praticamente tutto ciò che praticamente accade nell'attività del club. Super applauso per l'amministratore delegato Luca Falcone. E adesso passiamo ai protagonisti di ieri sera. E ci hanno regalato veramente una serata indimenticabile. Non ce la faccio con la voce, ce lo so. L'applauso va al numero 13, Andrea! L'applauso della mia casella! Dov'è Andrea? Con il numero 4, Jacob Furnacek! Numero 5 per Abbas, Abudu Abbas! Porta il numero 7 sulle spalle, Marco Shekis! Numero 16, grandissimo protagonista, Alex Dius! E con il numero 18, Jonathan Dabu! Ragazzi, veramente grandissimo! Il numero 15, Jeff Brooks! Numero 8, Jerry Smith! E con il numero 22, Marco Cusin! Manu Ciara, scusami un secondo, tu eri a Treviso l'avversario contro Cantù quando hai vinto l'altra Supercoppa, questa volta l'hai vinta con la maglia giusta e come MVP, cosa hai provato ieri sera? Cioè io non niente, abbiamo provato tutti insieme con 2000 tifosi e abbiamo vinto insieme, basta, abbiamo fatto bene. Sono fantastico. Ma fa la fatica della Madonna e poi mi risponde così, che indegnire, è veramente meraviglioso. Signori, l'applauso va al numero 12, il capitano Nicolas! Me lo fate emozionare, eh? Allora,
c'è stata un'emozione incredibile, unica, da tanto tempo che io sono qua, che la seguivamo tutti insieme, e per fortuna ieri ci siamo riusciti, ce l'abbiamo fatta, come dice la maglietta, no? Grande il capitano! Bravo, complimenti. Signore, adesso tutto insieme lo staff dell'Amapolo Cantù, Lead Coach, il condottiero dell'armata bianco-blu, Andrea Trinchieri, con i suoi assistenti, Lele Molin, Nicola Prienza e Federico Perego. Buonasera coach, come va? Direi in modo molto particolare stasera, sono abbastanza scioccato, grazie. Allora, da buon allenatore so già che tu stai pensando alle prossime partite, anche perché fra praticamente 48 ore, prego. Vi chiedo scusa per il ritardo, però 48 ore giochiamo e abbiamo fatto allenamento, è solo per questo che siamo arrivati. No, ti faccio una domanda, ma è quasi seria. Tu da buon allenatore giustamente stai già pensando ai qualifying rounds, giustamente, che ci sono appunto tra 48 ore meno. Sì, ma che soddisfazione ti sei tolto ieri sera? Dopo qualche finale persa, ogni tanto guardavo sopra la spalla e saltava fuori qualcosa e per fortuna è andato via dopo troppe finali perse, quindi siamo molto molto contenti. Allora, so che il coach voleva aggiungere qualcosa. Noi fra 48 ore ci giochiamo qualcosa di importante. Se c'è qualcuno che non ha ancora il biglietto, mi raccomando, martedì sera avremo bisogno di tutti, eh. Sì, oltretutto mi sembra di capire che la società ha fatto anche una politica molto particolare per i prezzi, ci sono anche degli abbonamenti per i 4 giorni, ha dei prezzi veramente molto molto bassi, quindi si può sicuramente seguire la squadra anche per chi magari ha qualche difficoltà, dico bene? Beh, prendiamo esempio dai nostri Eagles che vengono dappertutto, che noi giochiamo qua o a 4.000 km di distanza. Mister, ultima domanda, la chiedeva Chicco, ma voleva sapere qualcosa sullo schema di ieri sera? Abbiamo un nuovo schema, è uno schema geometrico molto importante, è lo schema pendolo perché ci muoviamo sulla linea di fondo molto bene. Grazie mister, di nuovo l'applauso, Andrea Trinchieri e il suo staff! Siete enormi! Dove sono arrivato? Mi sto perdendo. Allora, signori, non possiamo assolutamente dimenticarci di colui che ha costruito questa squadra. Signori, super applauso per il direttore sportivo, Bruno Arrigoni! Con i suoi immancabili pantaloncini! Bruno, posso dargli a lei? Certo. Ok, grazie. Allora, volevo chiederle, lei è colui che costruisce la squadra, naturalmente in collaborazione poi col mister, con la società, ma la squadra che ha visto ieri sera è quella che si aspettava mentre la stava costruendo? Abbiamo visto una squadra piena di buona volontà, piena di entusiasmo, chiaramente non preparata ancora perché per il breve tempo che c'è stato a disposizione, con grandi margini di crescita, ma che però ieri sera voleva vincere. E questo ha contato parecchio, nel senso che la volontà di prenderci una bella soddisfazione, di regalare un successo al nostro presidente e alla nostra città, ecco, e poi di toglierci una soddisfazione anche a noi è stata veramente grande. E questo ci ha portato anche a superare quelle che potevano essere le manchevolezze tecniche dovute al fatto che era da pochi giorni che ci preparavamo assieme. Applauso di nuovo a Bruno Arrigoni! Grazie e complimenti!
adesso è il momento che tutti quanti stiamo aspettando. Invito a salire sul palco e qui vorrei un esagerato anche di sopra. Chi ha reso possibile il compimento di questo sogno? Il presidente della Pallacanestro Cantù, Anna Crepascoli, con la Supercoppa italiana 2012. È molto più bella da vicino, ragazzi. Presidente, ci siamo ritrovati domenica scorsa per la presentazione della squadra. Per me è la prima volta in assoluto, a parte l'amichevole con la Vanoli Cremona in settimana. Però anche un po' emozionato perché è una presentazione della squadra, vedere tutta quella gente non era niente male. E gli ho chiesto se era soddisfatta della squadra di quest'anno, della costruzione della squadra. E lei mi ha detto: sarò soddisfatta quando vedrò qualcosa di nuovo appeso a pianella. È stata profetica? No, profetica! Innanzitutto vi ringrazio, sono impressionata veramente dal numero di persone, ce ne sono fino a lassù, è pazzesco! Profetica non lo so, penso che nessuno sia profetico. Diciamo che possiamo incominciare a essere soddisfatti, è un ottimo inizio questo, quindi io l'ho detto anche ieri dopo la partita, questo non è un traguardo, è un trofeo per noi importantissimo e la stagione è iniziata il migliore dei modi. Stava guardando, dice: pazzesco stasera, non vorrei disilluderla, è la fila per entrare in chiesa per la messa serale della domenica sera, ok? Comunque il mio ringraziamento va sicuramente a tutte le persone che sono su questo palco, che hanno contribuito, sì amore, ognuno insomma per il proprio ruolo a portare a casa questo trofeo. Quando dico tutti, dico veramente tutti, da chi scende in campo a chi lavora dietro le quinte, e non per ultimi tutti voi che ci avete supportato, alcuni vostri rappresentanti siete qua. Se l'abbiamo fatto, l'abbiamo fatto tutti insieme. Siete, grazie. Vai, Serere, io sono un politico atipico, però i politici prendono dei gran fischi. Io però sono qui ufficialmente a rappresentare la città, ho voluto mettere la fascia, ritenevo che fosse giusto nei vostri confronti farlo per dire velocemente tre cose. Tre cose sole. La prima cosa è un commento che ho fatto ieri sera con Gianmarco Pozzecco. Gli ho lasciato prima di fare la partita io e il consigliere Ramella una nostra bandiera, gli ho detto: tienila lì che vedrai stasera serve. E lui ci ha sorriso un po' sopra, poi sono tornato, alla fine hai visto che è servita, e gli ho detto: guarda, dimmi una cosa, tu conosci il basket italiano come pochi in Italia, hai giocato in varie città molto più grosse della nostra, ma tu dimmi, e se fosse qua gli direi la stessa cosa, se esiste un'altra città in Italia che porta a 400 km di distanza 3.000 persone per vincere una coppa. No,
scusate, dopo cominciano a fischiare. Adesso fatemi dire queste tre cose perché ce le sento e le voglio proprio dire. La prima era questa, e lui, devo dire, ha detto hai ragione, proprio così. La seconda cosa invece che voglio dire è un ringraziamento, e poi concludo con una dedica, perché il sindaco deve fare questo. Io credo di poter ringraziare qualcuno questa sera a nome della città che rappresento. Intanto, permettetemi, voglio ringraziare chi ha fatto la storia di questo basket, che è arrivato a tante coppe, e questa è l'ultima per ora di una serie che speriamo continuerà a lungo. Intanto la famiglia Ievi, la storia del basket Canturini. Ma c'è stato poi, e lo sappiamo tutti, un momento della storia gloriosa del nostro basket in cui tutto poteva finire se non fosse arrivata una persona che ha un carattere, scusate, di merda, come il mio, e però con questo suo carattere ha preso la società e l'ha fatta andare avanti, Francesco Corrado. Io credo che un applauso gli va. E qua, e io penso che la squadra deve, Cantù deve ringraziare anche Francesco Corrado. E poi infine il terzo ringraziamento che faccio davvero di cuore, e sono sicuro di interpretare l'opinione di tutti i presenti, è a tutti voi. Ma non perché avete vinto una coppa, ma perché ieri sera io lo sentivo là, ero molto sudato, molto, qualcuno mi ha ripreso. Ieri sera e questa sera qua, tutti quelli che sono qua, noi dobbiamo ringraziarvi perché ci state facendo sentire davvero molto, molto, molto canturini. E in questo momento... E in questo momento di gravissima difficoltà per tutti, dove si fa fatica a far tutto, sentirsi appartenere ad una comunità è molto importante. Gli eventi sportivi spesso vanno oltre il significato sportivo. Io sono convinto che questa coppa abbia questo significato. E chiudo con una dedica. Mi permetto, a nome della città, di dedicare questa coppa a due persone che, guarda caso, hanno lo stesso nome. Una è qua, ed è Anna Cremascoli. La seconda, Chicco, lo dico soprattutto a te perché so che ti legava un rapporto d'affetto fortissimo, la seconda, anche lei è una donna, si chiamava anche lei Anna, e credo che se fosse qua gioirebbe con tutti noi, ed è Anna Corrado. Dopo il giustissimo ricordo degli Eagles, inviterei sul palco, se non sono già saliti, i responsabili. Ci vediamo a martedì al Paradiso! Naturalmente qui presente, e naturalmente il ringraziamento più grande ai Eagles. Ciao a tutti ragazzi, in bocca al lupo per i Qualifying Rounds, ci troviamo meglio tardi che mai. Ha aspettato 9 anni per una coppa, si potrà aspettare 9 minuti per lo sfumante. Nella mischia sono surfista, pista fuori dai coglioni, su una tavolata leoni, tra campioni e campionatori, buonanotte ai suonatori, iri iri ai go, dentro l'acqua segue il flow, mai che sonda, mai affonderà, sbagli non mi avranno mai. Capitano Manzanino, un
orgogliosi, abbiamo fatto una bellissima partita, abbiamo vinto la Coppa e essere qua in piazza con tutta questa gente è qualcosa di speciale. E loro se lo meritano tantissimo, così come noi quello che abbiamo fatto in campo. Quindi tutti felici e forza Cantù. Presidente, vi aspettavate questa magnifica festa di questa sera? Un po' di tanto no, ci aspettavamo sicuramente una festa, ma questo è qualcosa di pazzesco, quindi se ieri sera pensavo di non poter provare un'emozione così forte, stasera è ancora di più. Questo è l'inizio di un grande percorso, vi aspettate delle grandi cose per questa volta? Non lo so, è sicuramente un ottimo inizio, se è l'inizio del grande percorso è presto per dirlo, ma noi come sempre faremo del nostro meglio.